Premio giornalistico nazionale Mimmo Ferrara, settima edizione 2023, primo classificato Antonio Sabatino. Consegna il premio il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. Consegnati questa mattina nella sala dei baroni del Maschio Angioino i riconoscimenti della settima edizione del Premio giornalistico nazionale Mimmo Ferrara, dedicata quest'anno ai temi dell'inclusione sociale e dell'integrazione scolastica. Primo classificato il giornalista Antonio Sabatino per un reportage sull'Afghanistan dimenticato realizzato con l'intervista a due sorelle di etnia Hazara fuggite in Italia. Noi abbiamo cercato di raccontare la storia di queste due ragazze perché è un tema già dimenticato. Sono passati 2 anni da quando gli afghani hanno visto tornare i talebani a Kabul, era il 15 agosto 2021, siamo a ottobre 2023, il pezzo è stato scritto nel marzo 2023 e già all'epoca non se ne parlava più. Io volevo fare una dedica speciale a due riferimenti giornalistici che non ci sono più, che sono Andrea Purgatori e Gianni Minà, che sono quelli che hanno portato in alto la professione di questo paese. Grazie a tutti, grazie mille. Secondo ex aequo, i giornalisti Antonio Salamandra e Michela Iaccarino, rappresentata quest'ultima dal presidente dell'Ordine dei giornalisti della Campania, Ottavio Lucarelli. Il premio Mimmo Ferrara ha il patrocinio del Comune di Napoli. Il motivo di questo premio è incrementare l'entusiasmo nei giovani giornalisti che vengono così incoraggiati a portare avanti questo mestiere. Il tentativo è proprio questo, di sottolineare come un mestiere difficile come quello dei giornalisti possa essere funzionale e possa avere anche un ruolo importante nella società moderna. Un premio speciale alla memoria è stato conferito alla professoressa Maria Filippone, scomparsa lo scorso anno, per il suo tenacissimo lavoro di semina educativa, culturale e civile. Il premio Ferrara è un premio oramai che rappresenta un'istituzione della città, che premia giovani giornalisti. Quest'anno veramente i premi sono stati orientati a dei professionisti di grande valore che hanno poi scritto su temi di grande attualità. Promuovere un giornalismo di qualità e un giornalismo giovane è veramente un'opera estremamente meritoria perché è la base poi per una democrazia compiuta. È stata anche l'occasione per ricordare Mia Filippone, il suo grandissimo contributo alla nostra città, la sua passione, la sua disponibilità e soprattutto il lascito che di Mia, che la sua positività, la sua voglia di fare, la sua capacità di incrociare e incontrare le persone.